Lo abbiamo detto e le stiamo facendo, le fogne è la nostra priorità, il mettere in salvaguardia l'Adriatico, il nostro mare, la nostra risorsa principale, in un'Italia che urla, grida, si affanna, non ci crede e quando fai una cosa dice non la farete mai, beh noi Rimini rispondiamo con i fatti. Non c'è nessun augurio ai gufi e agli sciacalli, come dire, di cambiare idee o cambiare parole, però rispondiamo con i fatti. Cito il ponte di Via Coletti, non lo farete mai, dovrete usare il tritolo, sarà un ponte di guerra. Incrociando le dita, tra qualche settimana Rimini avrà un ponte straordinario, strutturato a Rivabella. Cito le scuole di Villaggio Primo Maggio, di Gaio Fana o lo sfondamento della Via Roma a Miramare. Abbiamo detto le fogne. Davvero io sono, come dire, anche orgoglioso che questa città abbia fatto uno scatto. 154 milioni di investimento, abbiamo preso il toro per le corna a fine 2011 e in un anno, due anni di lavoro, oggi la città ha il suo quinto cantiere sugli 11 interventi, sugli 11 sforatori. Apriamo il quinto cantiere, oltre il 33% di lavori già cantierato su 154 milioni di investimento. Noi abbiamo 11 sforatori che mischiano le acque e le portano al mare in casi di forte pioggia, vogliamo intervenire su tutti gli 11. L'obiettivo è nel 2016 abbattere lo scarico inquinante a mare in casi di forte pioggia tra il 50 e il 60%. Stiamo già investendo e spendendo 26 milioni per il depuratore di Santa Giustina, 17 milioni per la dorsale nord. Se passate dalla statale 16 vedete i campi sventrati, le ruspe che stanno mettendo questi grandi tubi. Nel parco Marecchia un altro intervento da circa 5 milioni ha sventrato il parco Marecchia in modo tale da mettere e drenare le acque sul Porto Canale e Rivabella. Adesso finalmente tutti i riminesi avranno, forse più che in altri, per altri cantieri, la percezione che Rimini fa le fogne, perché tra Via Roma e Via Tripoli si aprirà un grande cantiere di 100 metri per 15 dove una talpa scaverà e lavorerà sottoterra per costruire il tubone, la dorsale sud che porta appunto, invece che far andare gli scarichi a mare, porterà e convoglierà le acque verso il depuratore a nord. Interveniamo sulla vasca dell'ospedale, 10.000 metri cubi, la grande vasca di laminazione, un intervento da 5 milioni e 2 milioni e mezzo per la dorsale con una grande talpa che scava. Qualcuno aveva detto non le farete, le stiamo facendo, molti avevano detto non avete i soldi, non li troverete, ce li siamo conquistati. Grazie ad un'idea di città, al master plan, a rifare i nostri lungomare, a togliere il cemento, anche il governo nazionale di Roma ha guardato a Rimini, degli oltre 200 progetti per il risanamento, la riqualificazione ambientale delle città, Rimini è tra i 28 selezionati e oggi Rimini è tra i 4 comuni italiani il primo che ha già avviato i cantieri. Ci siamo conquistati le risorse, 7 milioni e mezzo, 28 su oltre 200 e di quei 28 siamo tra i 4 che aprono le opere e fanno i cantieri. Un pensiero trova le risorse, crederci ed essere efficienti vuol dire aprire e fare i lavori. A Rimini stiamo facendo le fogne. Mi hanno dato un cartello che fa anche un po' sorridere ma dà l'idea precisa di cosa stiamo facendo. Stiamo sognando, stiamo sfognando, no, le stiamo facendo, non stiamo sognando, ma stiamo facendo le fogne a Rimini. Un aspetto molto importante è sicuramente il lavoro che stiamo facendo tra tecnici del Comune e tecnici di ERA per continuare a monitorare le opere, le stiamo facendo con incontri mensili e questo è fondamentale proprio per riuscire a portare avanti i lavori nei tempi previsti. E stiamo adesso andando avanti il progetto, uno degli altri cantieri, che è quello degli allacci della zona di Rimini Nord, ovvero l'allaccio direttamente dalle abitazioni fino ai tubi di pubblica che sono già presenti sul territorio. Abbiamo fatto 20 assemblee da inizio anno incontrando i cittadini,
con questa ordinanza collettiva, e per quanto riguarda appunto il primo stralcio, il primo lotto di 319 immobili che ci sono, di cui circa 29 immobili al momento non hanno bisogno degli allacci, 290 di questi contatti, 287 hanno proceduto con i sopralluoghi fatti da ERA e quindi con la disponibilità da parte del gestore, mentre 3 hanno prodotto il progetto in autonomia. Quindi tutti i 290 stanno procedendo con i lavori nei tempi previsti. Questo permetterà quindi di raggiungere l'obiettivo quanto prima. Questo è l'aspetto ulteriormente importante, perché c'è da parte della città e da parte insomma anche dell'amministrazione comunale la volontà di operare assieme per un obiettivo che è quello della salvaguardia della balneazione e della ricostruzione dell'intero sistema fognario sdoppiato sul nostro territorio. E questo è un elemento che ovviamente ci spinge, spingerà anche gli altri interventi a farsi in tempi rapidi, rispettando appunto quelle che sono gli obiettivi che ci siamo dati già al 2016 di riduzione del 60% del carico inquinante e 50% delle aperture, e ovviamente di arrivare alla fine di questo piano di salvaguardia della balneazione.